Beh, non esistono ricette miracolistiche. Sì, noi siamo presenti soprattutto al nord, quindi siamo presenti in Lombardia, in Piemonte, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto. Ricette miracolistiche non ci sono. Quello che io, uomo del sud, quello che io riscontro è una capacità di programmazione, di pianificazione che in alcune aree del paese è più sviluppata che in altre aree del paese. Questa capacità di pianificazione, cioè, per avere successo in un settore come la mobilità, bisogna fare dei piani lunghi, bisogna operare sul lungo periodo, non si può operare sul breve, sul medio, perché i risultati così non si ottengono. Allora, per certi aspetti vedo che in certe aree del paese, ma anche qui teniamo conto che è a macchia di leopardo, non ci sono delle aree che sono perfette, delle aree un po' meno, diciamo, meno perfette. Ci sono un po' delle situazioni buone in tutte le aree del paese. Dove siamo presenti noi, l'elemento che secondo me caratterizza la forza di quei territori è che le istituzioni fanno le istituzioni, regolano, orientano, disciplinano, ma non gestiscono. Sono fuori dalle aziende. Quando le istituzioni sono dentro le aziende, dal mio punto di vista, questo è un elemento di distorsione che non fa avanzare i progetti.